viaggio in Norse, non mi ricordo quale. Agnello, se vale di donna, e mi arrivò l'invito, non so se era una cosa che faceva, non lo so, mi arrivò l'invito sull'attico del Hilton, costa 100 euro in meno. Ma però veramente se ti chiedo quale questo piede dell'android è qua su forse bisogna vendere entrare in generalità così che poi tiene un giga e ti trovassi in un po' registrato e quel sim sarebbe buono un posto perché io so internet tu devi un coppa la sim ma non è tanto che devi un'offerta capito il numero mio è sempre lo stesso per la miseria ma non so quanti metri circolare questa pigliamo ma io già fai proprio per lo meno quello che mi fa una parte addosso erano tutte quante il cuore era la costoletta questo è un brondi però era che fa solo leggermente in basso è passato un attimo in basso i cordeless lo conosciamo questo erano questi no per i cordeless sì per i camerugni tutti sgusciati solo da Google se, beh, se volete potete dire qualcosa ma prima non ha ripreso per quello non aveva ripreso la situazione no, date una gelata, e allora però che gli sta io non faccio del capretto la facciamo dopo no, stanno discutendo del capretto noi discutiamo un'altra cosa mi è fatto tanto piacere che stiamo qua tutti quanti in questa conversazione loro parlano di capretto e noi parliamo del capro non so che non so che non so che re e tanti auguri per 100 anni a tutti quanti che ci ascoltano e che ci vedete state buona maronna mia anni che poi ne torniamo a finire tanti buona maronna mia anni che bene torniamo a finire. Va bene, però a descrizione non vi altro che sta facendo Gigi. Fare la scelta, io Gigi si impegna. Un attimo, Gigi. Gigi, volete commentare questo piatto? Gian Domenica avete assaggiato voi? Già? La prima cosa, scusa, io non descrivo il mio. A me erano tutti i prodotti a chilometro zero. Nel senso, tutta roba dall'animale al pomodoro. Tutto coltivato, tutto di agro pratese. Ma anche il cinghiale era anche il cinghiale. Non è Chernobyl. Io ho sentito che era roba di Torrioni da quelle parti. No, era un attimo. La prossima volta un attimo. Adesso fai un'intervista. Scusate, chiedi un po' il torrionese. Voi avete partecipato a questa battuta di caccia? No, era una battuta che era già a Prato. Esatto. Dove tutto braconaggio un commento su questo piatto questo avete apprezzato questo cinghiale tutto di terre nostrane era un grande piatto è stato un grande piatto e del vino cosa dice dottore il vino avete ragione voi perché abbiamo assaggiato due quantità è un vino tuo quando assaggiamo ma continuate la descrizione un novello abbiamo assaggiato da pasto proprio bello quello che impizzica quella impizzicosità quella desilità abbiamo un distincimento poi vado a venire poi abbiamo un vino maschio continuo a dire il vino di Achille quando lo assaggiamo io ci assaggiato solo un vino ma a dire la verità io questa sera non mi sono permesso perché insomma come se a casa di suonatori viene abbastanza serenata o altrimenti se lo sapete canzoni un attimo sapete a sera passata
E poi un commento. Poi, allora, a chi ha preparato questo piatto? Volevo sapere se vi sentite soddisfatti. Il dottore di Benedetto. Sì, sono soddisfatto, anche se non totalmente. L'altra volta è venuto un po' più denso, più saporito. Eravate più soddisfatti. Però va bene, va bene. No, no. Noi abbiamo apprezzato. Noi abbiamo apprezzato molto. Abbiamo apprezzato molto questo. Abbiamo apprezzato. Sì. Anche perché l'altra volta è mancato il sito. Questa volta c'è stato anche il sito. La prossima volta ci abbiamo sia il sito che l'animale da sacrificare. Ci sta un altro animale. Perché già, la prossima volta già abbiamo, abbiamo l'agnello capretto che funziona a cura del dottore Di Benedetto. Agnello. E anche la location andiamo in località Vallimai. Quindi ci spostiamo, sull'altro colle, un altro colle, più verso Altavilla. Un'altra cosa, un'altra cosa. Allora, allora ha detto Valli Noi qua siamo in attesa, del secondo piatto, il secondo piatto che ha preparato Gigino D'Onofrio. Mi avvicino per questo commento mentre Gian Domenico e Minghillo vanno a prendere un poco Scusa, no, prego. Io non fai proprio con loro, fai una ripresa mentre vedi noi da sotto. Un attimo solo. Mentre un Un attimo. Però staccano. Guarda, gli stavo.